Ciao ragazzi da Vittorio, stasera c'è Milan-Lazio, una partita molto importante per la Lazio. E non perché la Coppa Italia è l'obiettivo principale o il più facile per andare in Europa, perché la Lazio dovrebbe battere il Milan, che è una squadra fortissima, al prossimo turno l'Inter, che è la squadra più forte del campionato, e eventualmente in finale una come Juventus o Atalanta. Capite che sì. Sono meno partite, ma è sicuramente molto più complicato che qualificarsi tramite il campionato al quinto o sesto posto. Però questa partita è importantissima perché si gioca contro il Milan, si gioca contro una delle squadre più forti del campionato, una squadra in forma, una squadra in fiducia perché ha appena vinto il derby e rimonta contro l'Inter, una squadra che sta recuperando pezzi, perché è vero, non ci sarà Ibrahimovic, ma hanno recuperato altri due giocatori in difesa. Una partita importante per vedere a che punto sta la Lazio. La partita di campionato a San Siro fu un mezzo disastro, ve lo ricorderete forse anche voi. Una Lazio dominata, una Lazio che forse giocò la peggior partita della stagione contro il Milan. Un Milan che pressò alto e mandò in crisi il centrocampo della Lazio. Ecco, sarà importante vedere come questa volta Luis Alberto e compagni reggeranno il pressing del Milan. All'andata fu un disastro, vediamo se in Coppa Italia, dopo quasi 6 mesi, la Lazio ha capito come gestire il contropiede. Sarà una partita importante perché la Lazio arriva da 4 clean sheet e insomma, bisogna vedere come la difesa reggerà contro il Milan, una squadra che segna tanto, una squadra che ha segnato 2 gol all'Inter, che era una squadra dalla difesa molto solida, per cui sarà un altro test importantissimo per la difesa della Lazio. Sarà un test importantissimo anche per quei giocatori che oggi scenderanno in campo che finora hanno giocato poco. Vedere se anche loro hanno capito i meccanismi di Sarri o se solo alcuni giocatori della Lazio meritano la conferma l'anno prossimo. È una partita importante perché la Lazio viene da un momento positivo, direi. La vittoria netta contro la Fiorentina, 4 clean sheet. Un momento veramente positivo per i biancocelesti e quindi dobbiamo vedere se la Lazio è arrivata al livello delle big, delle prime quattro, Milan, Inter, Juventus e Napoli, o se siamo a metà fra quelle e le altre come Fiorentina. Questo sarà un test importante. Sarà un test importante vedere se il calcio di Sarri è stato inculcato bene nei giocatori che sanno come applicarsi contro una squadra molto organizzata sia in fase difensiva che in fase offensiva, per cui sarà un test molto importante. Conta il risultato perché ovviamente Sarri vuole andare avanti, i giocatori vogliono andare avanti, per cui sarà importantissimo vincere, ma è anche importante come si vince, perché a volte si può vincere di fortuna, a volte si può vincere facendo contropiede. A volte si può vincere una partita senza meritarlo grazie a un episodio. Invece sarà importante vedere come la Lazio giocherà. Quello sarà il messaggio importante: come la Lazio giocherà in fase offensiva, come la Lazio giocherà in fase difensiva. A San Siro contro il Milan la Lazio ha sempre sofferto. In campionato abbiamo vinto una volta in 30 anni. In Coppa Italia è andata meglio, però è sempre stata molto difficile. Milan è sulla carta una squadra più forte della Lazio. Il Milan è molto favorito rispetto alla Lazio stasera perché è più forte, è più avanti in classifica e gioca in casa. Ha ragione Sarri quando dice che questa competizione è brutta nel senso che non ha fair play perché favorisce le squadre più forti che giocano anche in casa. Per questo questa competizione è ancora più ardua per la Lazio, è ancora più difficile vincere stasera, è ancora più complicato perché si gioca a casa loro e quindi vincere, ma soprattutto giocare bene sarà un segnale molto importante per questo gruppo, un segnale importante per il proseguo del campionato e non solo. Ovvio, Milan è favorito, l'ho detto prima, per cui non pensiamo che la Lazio possa vincere in scioltezza. Il risultato è importantissimo, ovviamente tutti noi ci auguriamo di vincere, però è importante anche vedere come la Lazio giocherà. Per cui stasera partita molto importante. Vedremo i progressi della Lazio perché finalmente ci confrontiamo contro una big dopo l'ultimo precedente, quello contro l'Inter, che non è stato molto positivo. No? La Lazio perse a San Siro contro l'Inter, una partita dove fece poco. L'Inter gestì abbastanza bene la partita. Ecco, vediamo se la Lazio è maturata.
chiusura, vi voglio far vedere questa maglietta che sono riuscito a recuperare, una delle più belle della Lazio. Siamo d'accordo? Ditemi se volete un video sulle mie magliette, arriviamo a 300 like a questo video, mi raccomando, e poi magari organizziamo un video sulle mie magliette.